Ben ritrovati amici di A Tutto Volley, e sì, finalmente siamo ritornati nei nostri studi. Questo secondo appuntamento per la nuova stagione di A Tutto Volley 2024-2025, targata Studio 7, e le squadre che andremo a seguire, ma non solo quelle della scuderia che seguiremo come media partner in diretta televisiva, in differita, ma anche altre società. E io vorrei fare proprio, prima di andare a presentare il primo ospite di questa puntata, vorrei fare un po' il punto della situazione al momento che vede coinvolta la nostra redazione sportiva con ben quattro squadre, tra l'altro anche di categorie importanti, anzi tutte sono importanti, ma non possiamo non partire dalla neopromossa in Superlega, la Juassa Battery Grotta Zolina, che gioca in quel del Pala Savelli e che ricordo per tutti i nostri telespettatori in onda sulla nostra emittente in differita ed in sintesi, come Lega Pallavolo vuole, appunto, ogni martedì alle ore 21. Rimarrei anche con la programmazione il martedì per passare alle ore 22, dove si aggiunge un'altra nostra beniamina, tra l'altro della città di Macerata, anche questa neopromossa. Parliamo della Banca Macerata Fisiomed MC, ovvero sia Pallavolo Macerata, neopromossa in A2. Quindi altra squadra che seguiremo in questa stagione. E per riconfermare per N anni, ormai veramente tanti, tanti, quelli al fianco della CBF Balducci HR Macerata nella 2 femminile in onda ogni lunedì alle ore 21. Vi ricordo poi ovviamente l'appuntamento di A Tutto Volley, ma prima di entrare nel vivo della trasmissione dobbiamo anche ricordare e riconfermare con immenso piacere un'altra squadra che ci farà veramente compagnia e che già nella prima fase, quella di Coppa Marche, ci ha fatto veramente emozionare e divertire. Sto parlando ovviamente dell'Azzurra Volley, la M Company di Casette d'Ete, che non ha iniziato il campionato che inizierà questo weekend, ma ha già iniziato e con ottimi risultati, praticamente vincendo tutti gli incontri, quello di Coppa Marche. E quindi partiamo proprio dall'Azzurra Volley perché abbiamo il piacere, poi lo scoprirete vedendo anche le immagini che manderemo in onda, di ospitare dopo tanti anni una nostra carissima amica e sportiva, allora centrale della Roana CBF Elvia Recina Macerata ed oggi opposto dell'Azzurra Volley. Parliamo di Alessia Salvatori. Alessia, l'ho fatta tanto lunga, perdonami, ma benvenuta veramente di cuore nei nostri studi. Buonasera Mario, buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui e di rivedere questo studio dopo tanto tempo. E te hai visto questo studio, ma 8 anni fa ne hai visto un altro molto più piccolo. Eravamo anche noi agli inizi, ma te non eri agli inizi del volley. E non parleremo molto di sport, ormai hai visto le varie puntate, sai un po' come funziona. Alessia, parliamo prima di tutto chi è Alessia fuori dal campo di gioco, tra le sue passioni, studio, lavoro e quant'altro. Poi parleremo anche di volley, tranquilla. Allora, io sono, come definirmi, sicuramente una studentessa, studio con molto piacere, sto finendo la magistrale in filologia moderna qui all'Università di Macerata e nel tempo libero suono il pianoforte, disegno, scrivo, suono la chitarra e alcune volte Già qui ci gioco a fermiamo subito pallavolo. perché alcune volte gioca a pallavolo e tra l'altro vi dico gioca, ma gioca anche bene tra l'altro. Quindi questa passione musicale ovviamente ci interessa un po' dal punto di vista radio-televisivo. Com'è nata e come la stai portando avanti? Immagino con innumerevoli impegni che hai tra l'altro. Sì, in realtà ho iniziato a suonare il pianoforte alle medie per poi portarlo avanti nei primi 2 anni delle superiori, con una sorta di impegno abbastanza frequente, perché era una scuola, diciamo, di preconservatorio. E poi purtroppo ho dovuto lasciare lo studio abbastanza presto del pianoforte perché comunque l'impegno della pallavolo era oneroso, per cui ho dovuto cedere a questo. Però lo sto portando avanti comunque in modo personale per divertirmi un po' nel tempo libero.
quel po' di tempo libero che rimane a una sportiva di un certo livello, perché sappiamo benissimo che gli allenamenti sono praticamente, direi, quasi tutti i giorni. Ah no, il fine settimana no, infatti si gioca, se non sbaglio, quindi non c'è allenamento, ma si gioca. Quindi tanto, un po' di tempo libero, per fortuna, poi allenamenti, ma quindi questa passione del volley, come è nata in te? Perché il volley magari non un'altra disciplina sportiva, sì, la tua altezza aiuta, lo so, poteva essere anche pallacanestro, volendo, ecco, mettiamolo un po' così. Diciamo che ho iniziato non con la pallavolo, ho provato tanti sport prima. Ho fatto 7 anni di nuoto, ma poi ho rifiutato di andare avanti con l'agonismo perché l'acqua non era esattamente il mio ambiente. E poi ho scoperto gradualmente, approcciandomi anche alla difesa personale, al tennis, a sport vari ed eventuali, prima di trovare poi il mio ambiente effettivo che era la palestra, in realtà è stata una situazione molto casuale perché tramite un amico di mio padre che, vedendomi così alta, mi ha proposto: ma perché non vieni in palestra a provare? E da lì eccoci qua, che sono 15 anni che sono in palestra e non ne sono più uscita. 15 anni in palestra, 15 anni di anche tante società che hai conosciuto, e allora andiamole un po' a ripercorrere le fasi, diciamo, più salienti della tua carriera, o le vogliamo dire tutte, hai libertà di scelta. Allora, iniziai ai tempi con la Futura, Pallavolo Tolentino, ho mosso qui i miei primi passi, poi gradualmente sono passata all'Elvia Regina con le giovanili e ho approcciato anche un po' i campionati nazionali per la prima volta con la B2. All'epoca appunto come centrale, come dicevamo prima. E qui intanto che lei parla, vi faremo vedere le immagini quando venne a trovarci in studio. Era un'Alessia, ovviamente, però eri spigliata, tranquilla anche quella volta. Lo ricordo molto, molto bene. Mi ricordo chi è che un attimo si blocca, chi c'ha. Quindi lei per la comunicazione è sempre stata abbastanza portata e penso sia anche una cosa piacevole del resto. Ti ringrazio, ti ringrazio per le parole. Sì, comunque in realtà poi è proseguita questa attività fino ad ora. Dopo l'Elvia Regina sono passata a San Severino, sempre in Serie C, e nel frattempo correvo un po' di qua e là nelle Marche perché nel frattempo disputavo anche il campionato d'Under 18 il mio ultimo anno con l'Ancona. E poi ecco, sono passata brevemente per Monte San Giusto, di nuovo una B2. 4 anni alla Mandola, di nuovo a San Giusto. Prima di San Giusto però ho avuto modo di toccare con mano la realtà dell'Azzurra Volley per un breve periodo e poi ecco la mia carriera è arrivata al mio punto più alto, che è stata anche una cosa un pochino inaspettata. Ho toccato con mano il campionato di B1 con il Corridoni, è stato comunque un Corplas gran de Corridoni. piacere, è stato un gran piacere, non avrei mai pensato in realtà, quindi sono stato molto contento. Ma quanti allenatori, quante compagne di gioco hai incrociato, rincontrato, anche dalla parte opposta della rete, ovviamente, ma anche nella stessa squadra? Che sensazione, che effetto fa questo cambiare, ovviamente, squadra, poi ritrovarsi con altre, ragazze, allenatori, quindi anche cambiare metodo di gioco a volte? La sensazione è molto strana, soprattutto perché nel mentre sono passati tanti anni, sono passate tante esperienze nel mentre, tante persone che mi hanno cambiato anche come individuo e quindi rincontrare persone magari di 10 anni fa ad oggi è come magari sentire un po' di averle incontrate in una vita precedente e quindi sicuramente trovano davanti una me diversa, ma sarà sicuramente così anche da parte loro. È un po' la spettacolarità dello sport in generale, poi del volley che noi conosciamo leggermente meglio, direi. Quindi non... Hai parlato della Fea de Luciano, che tra l'altro è stata la tua penultima società in cui hai militato, e ricordiamo bene quello che è successo nella partita con proprio a casette, cioè è stata una cosa micidiale. Tutta la squadra, ma in particolare un paio di soggetti, due o tre soggetti, direi, tra cui proprio la nostra ospite, quindi hanno ben pensato quest'anno, ma forse è il caso di prendercela Alessia anziché trovarcela contro?
Direi che in campo sicuramente non faccio sconti, il must è la vittoria, quindi sicuramente in campo sono molto più aggressiva rispetto a come mi trovereste fuori, però sicuramente sempre nel rispetto dell'avversario. Assolutamente, un'altra bellezza di questo sport è proprio il rispetto, la tranquillità anche fuori dagli spalti al 99% direi, quindi è uno sport abbastanza tranquillo per le famiglie, veramente possiamo dire. Il campionato non è iniziato, dicevamo inizio di puntata, ma per voi è già iniziato quello della Coppa Marche. N vittorie tutte praticamente, anche con risultati importanti. Vogliamo ripercorrerle un attimo, quello che ricordi di alcuni match, quello che è piaciuto, quello che è un po' meno. In pratica hai giocato quasi su tutte, no, quasi tutte le partite e forse tutti i set, direi Sì. anche. No, non la fanno riposare, non so perché, poi ce lo spiegherai eventualmente. Allora, abbiamo iniziato con un Rabagnano molto, molto agguerrito, devo essere sincera. Ho trovato una squadra di Serie D molto coriacea che secondo me disputerà proprio un buon campionato. Abbiamo perso il primo set, come diciamo, forse era preventivabile perché comunque la tensione era palpabile, era l'inizio non di un campionato ma comunque di una stagione e venivamo comunque da una preparazione fisica intensa. Poi ovviamente abbiamo comunque vinto la partita perché un pochino ci siamo sciolte e siamo andate avanti imponendo il nostro ritmo, come è giusto che sia, da categoria superiore. È stato comunque un buon proseguo di partita. E allo stesso modo abbiamo imposto un po' il nostro ritmo anche sulle altre squadre, sul Porto Sant'Elpidio, su Grotta e su Amandola, che sono invece queste ultime due nostre diciamo, Le compagini anch'esse rincontrerete in di campionato, le Serie C. rincontrerete. Non avete incontrato Offida, ma la incontrerete, sarà proprio la prima di campionato questo sabato alle ore 21, Ciucciù Offida Volley. Anche questa è una società storica del territorio. Probabilmente hai militato anche nell'Offida, no? Non lo so, Giocato se la tante siamo volte salvata. contro, ma mai con. Contro. Contro. Quindi che partita secondo te potrà essere per essere una prima di campionato con una squadra comunque blasonata di serie C? Non dico quali sono i vostri progetti per il campionato, magari li chiederemo a coach Tegazzi, ove l'ha svelati, non lo so se l'ha detto. Direi che li lascio a lui, io per scaramanzia non parlo e non parlerò finché i risultati non saranno conseguiti, quindi. Giustamente, quindi coach sei avvisato che la prossima, quando sarà, verrai te a raccontarci. Assolutamente sì. Ritorniamo con l'Offida, quindi che Sì. dicevi? In realtà, beh, allora, fare pronostici a questa altezza del campionato è molto difficile. Sapere che tipo di squadra abbiamo dall'altra parte sabato altrettanto, perché comunque è inizio del campionato, non abbiamo nessun video, nessun tipo di notizia proveniente da questa società, quindi in realtà non so che tipo di partita aspettarmi. So sicuramente però per certo che noi siamo molto molto cariche per l'inizio del campionato e che la nostra volontà è quella di far bene in ogni partita, quindi sicuramente a prescindere da chi avremo dall'altra parte punteremo un po' sulla qualità del nostro gioco. Ma tra l'altro nelle partite che abbiamo visto, che abbiamo trasmesso anche in diretta, tra l'altro si è visto proprio una squadra, un gioco di squadra dentro e fuori del campo di gioco. Quindi anche il tuo inserimento, come l'hai visto con le tue compagne? Sono molto felice davvero di far parte di questo gruppo perché credo che sia un gruppo che innanzitutto ha delle grandissime potenzialità di crescita, avendo anche degli elementi molto giovani e molto propositivi in squadra, che sono però anche delle persone a mio avviso molto piacevoli, quindi il gruppo che diventa squadra è l'obiettivo un po' di tutte le stagioni e quest'anno credo e spero che sarà così. La vedo. Anche qualcuno, anche chi non gioca, riesce a dare il suo apporto. Durante le interviste, tra l'altro, succede qualcosa ogni tanto di strano che fortunatamente le nostre telecamere stanno riprendendo dalla parte opposta. Ma qualche fuori onda penso che lo faremo prima o poi. Quindi abbiamo avvisato già chi di dovere, che io penso che verrà ospite. Che dici? Non ne ho idea. Vabbè, allora ti faccio invece una domanda un po' più facile rispetto a quello che è il pronostico del campionato. Alessia, quali
Quali sono invece i tuoi progetti per il futuro? Beh, sicuramente il conseguimento della laurea magistrale, spero in breve, e poi non so, magari una carriera nell'insegnamento oppure non so, magari sperimentare anche lavori diversi attinenti a quest'ambito, perché comunque la comunicazione è un aspetto che a me piace molto, che vorrei approfondire. E chissà che non la sentiremo, la vedremo sui campi di gioco. Beh, bella novità, diranno i nostri telespettatori, ma magari fuori dal campo di gioco. No, come allenatrice, non so. Ci si può pensare, ci si può lavorare, non è un'idea che ho escluso. Per ora sicuramente mi godo i miei anni da giocatrice, perché secondo me il gioco, l'adrenalina della partita è qualcosa di impagabile, che mi ha sempre dato molto di più rispetto a qualsiasi altro aspetto, insomma, dirigente oppure allenatore. Ma poi vogliamo mettere anche il festeggiare una vittoria a fine gara? No, non voglio sapere quello che fate, tranquille, però minimo ci sarà una cena. La cena sì, spesso anche alcolica, però la cena dopo la partita. Non volevo entrare nei dettagli, comunque vabbè, la tagliamo, no, la lasciamo questa, questa la lasciamo. E stiamo anche per lasciare la nostra ospite, ovviamente, gentilissima, che ha aperto questa prima parte di A Tutto Volley, appuntamento settimanale dedicato al volley della nostra provincia, della nostra regione. Avremo anche altre sorprese, forse non nel corso di questa puntata, ma mi dicono dalla regia che dovremmo avere altre situazioni particolari ed interessanti. Lasciamo per il momento nel dubbio la nostra ospite. Alessia, intanto grazie di essere stata con noi e buon inizio di campionato. Noi ti seguiremo e ovviamente penso che tutti ti faranno Azzurra Volley. Spero proprio di sì e intanto vi saluto e vi ringrazio. Ciao Mario, ciao a tutti. Alessia Salvatori, il posto dell'Azzurra Volley, che ci ha tenuto e vi ha tenuto compagnia in questa prima parte. Piccolo break, poi torneremo per raccontarvi e soprattutto farvi conoscere la voce e i volti di altri protagonisti di questa vincente stagione 2024-2025 dedicata al volley. E vi ricordo non in ultimo che questa, come altre puntate, sempre disponibili sui nostri canali social. Per il momento piccolo break e torneremo subito dopo con voi.